La voglia di riscatto della Genova Calcio contro la volontà di continuare a stupire della Voltrese. Al giro di boa i padroni di casa vogliono rimediare al 3-0 subito all'andata per potersi così rilanciare in classifica superando proprio la Voltrese. Riusciranno invece gli ospiti a mantenere il bel gioco e gli ottimi risultati del girone d'andata? Prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza, godiamoci lo spettacolo. La partita ci mette un po' a decollare, ma dopo 25 minuti di studio prova a fare male la Voltrese con Boggiano. Il numero 9 viene servito in area, ma da ottima posizione incrocia troppo il tiro e non inquadra la porta. Prova nuovamente la Voltrese che non si accontenta del pareggio. Ancora pericoloso Boggiano con una gran botta dalla distanza. Il pallone però termina ancora a lato della porta difesa da Grosso. L'occasione più clamorosa per il vantaggio ospite arriva due minuti dopo, quando da una punizione di Cardillo parte un ottimo cross in mezzo che trova la sfortunata deviazione di un giocatore di casa. Il pallone però sfiora il palo e la Genova Calcio può tirare un sospiro di sollievo. Passano soltanto tre minuti e la Voltrese ha l'occasione di fare male con il giovane Limonta. La sua conclusione aerea, dopo un disimpegno difensivo non perfetto, sembra vincente, ma a fermare la gioia ospite ci pensa la traversa. Passiamo alla ripresa con il montaggio e le immagini di Mattia Ciafardo. Il secondo tempo inizia con la più ghiotta occasione della partita per i padroni di casa. La punizione di Ranieri dalla tre quarti trova Rossi indisturbato in area. Sembra tutto facile per il vantaggio, ma il numero 9 si fa ipnotizzare dai Valdi e spara alto. Torna pericolosa la Genova Calcio al 17esimo. A impensierire i Valdi questa volta ci pensa Raso, con una gran botta dal limite dell'area. Sulla ribattuta non perfetta del portiere si avventa Ranieri, ma l'arbitro fischia prontamente l'offside. Ma per vedere il vantaggio dei padroni di casa basta aspettare l'azione seguente. Sui sviluppi del calcio d'angolo Memoli serve perfettamente Donato. L'incornata del numero 5 è vincente e porta così la partita sull'1-0 a favore della Genova Calcio. Rivediamo la grande prodezza aerea di Donato. La Genova Calcio non si accontenta e 7 minuti dopo raddoppia con Memoli. Dopo un contropiede orchestrato al meglio dalla squadra di casa, Bennati è bravo nel servire Memoli in aria, che da pochi passi centra l'angolino battendo nuovamente i Valdi. Grande freddezza nel numero 10 biancorosso. La Voltrese non ci sta a perdere e torna all'attacco. Sul tiro della distanza di Bellas si fa trovare Siligato, che dopo un ottimo controllo conclude in porta. Il tiro è velenoso, ma Grosso blocca in due tempi, evitando anche il tapin di Cardillo. Ancora ospiti in avanti allo scadere. Questa volta ci prova Boggiano con una rasoiata da fuori area che sfiora il palo della porta di Grosso. Grande occasione che avrebbe potuto riaprire la partita. Proprio sugli sviluppi dell'ultima azione della partita, la Voltrese colpisce la seconda traversa del match con questo gran colpo di testa di Siligato. Tanta sfortuna oggi per gli ospiti. Dopo un primo tempo targato Voltrese, la seconda frazione vede prevalere la Genova Calcio che con due guizzi fantastici trova la vittoria.